l'ospite del giorno dello Zodi 105. Pasquale Finicelli, ovvero Mirko De Pierre! Buongiorno a tutti! Che figata! Sai che sognavamo sto momento da un sacco di tempo? Ma sai, io non pensavo veramente che un giorno, cioè, sarei venuto qui a Radio 105. Sei un uomo bellissimo! Sei un uomo altissimo, ben vestito! Fisicatissimo! Sei incredibile! Poi, no, ci aspettavamo che tu fossi una carcassa ormai! Più che altro, quanti denti hai? 96, 97! Senti, ma ci vuoi raccontare un po' che cazzo è successo? Cioè, tu hai avuto un successo pazzesco come Mirko dei Beehive, poi con sto capello da pagliaccio del McDonald's e poi sei scomparso nel nulla. Eh sì, purtroppo sì. Ma cos'è che è successo? Cioè non hai dato via il culo, non hai limonato la persona? No, più che altro non ho il pelo sullo stomaco, ecco. Ah, è la cosa cioè ti sei depilato? Ma guarda, esatto. A parte che per lavorare in televisione devi avere il pelo sulla lingua e non tu, possibilmente. No, cos'è successo? No, dici. No, la verità è successo che siccome è capitato, ripeto, ribadisco, perché più di un'intervista, purtroppo bisogna comunque sempre, che a me non piace ripetermi, no? Uh-huh. E comunque niente, mi è successo un rovino, ti hanno preso, okay. Ed è andata bene. Sì. E poi dopo ho incontrato una persona che... Cristina! No, il suo manager, credo, avevamo letto l'intervista, esatto. Sì. Che mi ha convinto di andare con lui e invece ma ha letto? No, forse a quest'ora forse avrei fatto qualcosa. Voglia. Senta Viados? Mirko, Pasquale, hai lavorato tantissimo con la Cristina D'Avena, no? Hai fatto 10 milioni di televisioni, quanti soldi ti hanno dato? Poco. All'inizio poco, perché come tutti sappiamo in questo ambiente, all'inizio quando non sei nessuno, tu accetti pur di fare insomma un po' di carriera. Ma prima volta, la seconda volta, e poi? Poi ancora niente. No, ma comunque man mano il cachet aumentava, quello. Ecco, cioè, ma quanto lo devo dire? Quanto guadagnava Mirko dei BI? C'era scritto anche sul giornale, l'ultima serie 10 milioni, questo lo posso dire. A puntata o? No. Ah, serie? Sei mesi? Al mese? No, a mese, durava tre mesi e mezzo. Vabbè, ma non è neanche tantissimo, voglio dire. Cioè 30 milioni per tutta la serie. No, aspetta, la prima serie molto meno, con la seconda serie un pochino di più, la quarta, la terza serie un pochino di più. Parliamo di Dico, ti dico sta cagata, io ero in classe con Manuel De Peppe, che era il batterista dei D-Live, quello con i capelli arancioni, e ho assistito tra l'altro a una mega rissa, che lui era veramente figo, no? Poi in quel periodo lì le ragazzine impazzivano per lui. Minchia, non sai quanto mi stava sulle palle. Manuel De Peppe, Manuel non lo sopportavo. Insomma, quando lui prendeva la metropolitana, raramente le ragazzine impazzivano. Io ero gelosissimo di sta cosa. Certo. Però insomma, gli stavo attaccato, dicevo, sai come il pesce pilota attaccato allo squalo? Cercavo di mangiare i rimasugli. Col pane per fare la scarpetta. E quindi stava sul cazzo a tutti gli altri compagni di classe, perché lui ogni tanto si assentava dalla scuola per girare scene robe varie. Sì. Un giorno ha fatto girare il cazzo a uno perché ha risposto male e si è preso due pugni in faccia. Bene. Siccome doveva girare la serie, aveva l'occhio nero, ha denunciato il compagno di classe e penso abbia preso anche un po' di grano. E poi è andata a piangere da Don Tonino. Comunque salutiamolo, ragazzi. Io lo saluto comunque. Lui è in America, lo sai, no? Dopo lo chiamiamo. Sai che facciamo una sorpresina? È New York, se non sbaglio, lui. Sì. Ecco, gli altri che fine hanno fatto? Vabbè, morti. Cristina D'Avena continua. Vabbè, Cristina D'Avena, fa quello che fa. Lo sappiamo. Che sei tu, fatta, dai. No. Ah, dai. Due lingue le hai fatte. No. Vabbè, bacini, bacetti. No, vabbè, due linguette. No. Arrivava al ginocchio, ma che cazzo è? Una ravanata al pacco. Poi c'è Luciano che saluta e faccio anche gli auguri, scusate ragazzi. Il suo compleanno, Luciano De Marini, chitarrista. Ah, quello biondo? No, Luciano. No, Moggi. Chitarrista, Paul. Paul. Cioè, quello che corre in pole position. Aspetta, allora, noi abbiamo preparato una scheda per conoscerti meglio. Allora, nome originale è? Pasquale. Esatto. Cognome? Finicelli. Finicelli. Che cazzo ci fai qui? Che cazzo ne so? Non lo so. Età? Età 43. Minchia! Bambino! Guarda bene! Benissimo! Professione attuale? Attuale, mi occupo, ripeto, di questa concessionaria di pubblicità, lavoro per il presidente, sono la sua persona di fiducia, autista. Presidente della Pubblicompass. Pubblicompass. Fai il lacché, ok. Luogo di nascita? Napoli. Luogo di residenza? Milano. Misura del pene? Non lo so, non mi ricordo. Forse 17, 18, non lo so. Quanto è che non lo vedi? Scusa. Stamattina. È sempre intascato. Titolo di studio? Io vabbè, dopo il terzo medio ho fatto una scuola di 2 anni come qualifica di meccanico specializzato, perché io sono patito dei motori, quindi sono contento anche... Che macchina hai adesso, visto che guadagnerai anche bene? No, io ho la macchina della società. Ah, e che macchina è? Mercedes. Lancia. Ah, Lancia. Noi siamo Fiat, quindi... Posizione preferita nel sesso? Tutte.
Tutte. Però in particolar modo, non so, cioè il 69, la pecora. Il muro! La pecora, la pecora. Non è mai bravo. Per culo! No! Vabbè, stiamo spegnendo un mito come una sigaretta. Perché non hai più fatto nulla in televisione dopo Kiss Me Licia? Non sei sceso a compromessi? Sì, sono compromessi, bisogna aver preso lo stomaco e certo. Non sono così. Cioè, ti rendi conto che hai fatto successo con un piatto di spaghetti alla puttanesca in testa? Capisci? Cioè, come facevi con quei capelli? Erano tuoi, era una parrucca? No, il biondo era decolorazione, sì. Il rosso è una lacca. Vabbè. Una lacca? Un spray. Sì, ah, non avevi paura di rimanere pelato? Sì. Ma tu andavi in giro anche di giorno con i capelli così? Biondo solo, eh. Ah, ok. Il rosso lo aggiungevano soltanto dopo. L'acqua calda si Madonna mia. No, sì, infatti quello per me è stato Eri un po' un nino d'angelo gigante. Un nino d'angelo, fratello maggiore. Cioè, sei stato un precursore di Platinette. Esatto. Di Platinette macchiata di rosso. Anticipato. Ma attenzione, aspetta, questa domanda è importante perché molta gente ci dice dai fatelo cantare. Sì. Con i B.I. hai fatto 5 album, ma sì, in realtà 4. Abbiamo scoperto che un 4. Non era mia voce. Non cantavi tu? No. Cioè tu no. Sai cantare? Sì. Dai, un accenno, dai. Attenzione. Questa te la ricorderai, dai. Guarda come ride. È fire. Ma cazzo, lui sta rivivendo un momento incredibile. Anche no. Vai. Ma io posso cantare anche senza musica. Vai. No, con la musica è meglio. Questa è Fire, giusto, dei B.I. Sì. Attenzione. Baby, negli occhi tuoi c'è sempre e sorriso anche per te. Cazzo qua! Baby! E poi va avanti, dai ragazzi. Leo, ormai sono anni che non la sento, quindi non mi ricordo. Fai una cosa, adesso cerca di coprirti la faccia. Se abbassi la testa sembra di aver qua anche Giuliano.